Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto vi ringrazio molto per i messaggi di solidarietà che mi avete mandato rispetto alla notizia che ho ritenuto così fosse giusto darvi, che riguarda una cosa mia personale, il fatto, insomma, della perdita del posto di lavoro dovuto a questo mio impegno politico anche sul canale. Ma mi avete chiesto cosa potete fare per me, ma niente, nel senso seguirmi, questo sicuramente. È chiaro che siccome adesso la mia intenzione sarà quella di far crescere il canale e impegnarmi di più da questo punto di vista, è appunto darmi una mano nel far crescere il canale condividendo i miei video. E l'altra cosa, siccome voi sapete, no, che su YouTube, non quando evidentemente sia un canale piccolo come quello del sottoscritto, ma si diventa insomma un canale importante con 70, 80, 100.000 iscritti e più, è chiaro che i passaggi pubblicitari ti permettono di guadagnare qualcosa. È evidente che nel mio caso questo non succede ancora. Però è chiaro che se ad esempio, giusto per, mi viene in mente, se fate lo sforzo di avere un attimino di pazienza e di far passare la pubblicità, è chiaro che questo può incrementare le entrate del canale. Per ora vi posso francamente dire che non mi pago neanche i giornali che compro tutti i giorni, però questo può essere un aiuto, cioè avere la pazienza di, non dico di ascoltare la pubblicità, ma di non bloccarla, di non saltarla, ma soprattutto quello di divulgare la voce, di far accrescere il canale. Però è chiaro che ho in mente di fare tante altre cose delle quali poi vi informerò. Ma veniamo all'argomento del giorno. Ci siamo, la strategia del Deep State è partita. È partita qualche giorno fa, io avevo avuto modo di dirvelo, no? Era partita la campagna di discredito nei confronti di Donald Trump e del suo staff e in generale dei repubblicani e del mondo sovranista. Quella intercettazione di Donald Trump che parlava con il senatore della Georgia, una conversazione che ho avuto modo di dirvi, io me la sono letta in inglese passo per passo, non contiene nulla assolutamente di compromettente, ma è bastato appunto quella telefonata per cercare di screditare Donald Trump, senza andare a cogliere ad esempio quelli che erano invece dei punti importanti di quella telefonata. Io ne ho sottolineato uno, quando a un certo punto c'è questo quasi un po' scontro fra Donald Trump e Ratzenberger, che Donald Trump chiaramente sottolinea il fatto che ci sono stati molti morti che risultano aver votato e questo è assolutamente inaccettabile. Ecco, il senatore della Georgia ribatte dicendo: ma cosa stai dicendo? Ne abbiamo scoperti soltanto due. Voi capite che anche il fatto che di averne scoperto solo due vuol dire che il fenomeno esiste, no? E tra l'altro erano sicuramente defunti che hanno votato per Biden, altrimenti Ratzenberger l'avrebbe sottolineato, l'avrebbe evidenziato. Ma io ebbi modo di dire che questo non vuol dire che non ce ne siano migliaia d'altri, semplicemente non si è fatto un'indagine capillare che avrebbe richiesto del tempo per approfondire questo fenomeno, no? Quindi è partita questa campagna, ripeto, e che sta continuando, chiaramente per quello che è successo al Campidoglio, dove una piazza. Un popolo che è sceso in appoggio a Donald Trump è stato etichettato come una piazza di terroristi, una piazza di fascisti, di estrema destra e così via. Quindi
quando sappiamo perfettamente, a parte sicuramente questo è accertato dai fatti, che c'erano degli infiltrati, ma anche quei pochi che magari erano davvero vicini a Trump, seguaci di Trump, non possono essere accomunati col 99% della piazza, che invece era fatta da gente per bene, da gente che rivendicava un proprio diritto. Ma questo è il modo di comportarsi della stampa, non solamente negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in Italia. Ho avuto modo di recente di farvi alcuni esempi di come si comporta la stampa italiana. Le varie manifestazioni di protesta che ci sono state in Italia nelle ultime settimane, è stato sempre evidenziato la parte negativa magari di queste piazze. Ricordo molto bene la marcia su Roma, molto pacifica, dove i media, le radiotelevisioni, hanno fatto passare alcune interviste, due o tre interviste da parte di persone totalmente improponibili, degli assoluti fuori di testa, ecco, e quella era poi, è diventata poi la piazza. Perché è questa la strategia che usano i media di sinistra, no? È molto semplice, intervistano 20-30 persone in mezzo alla folla e i tre interventi fatti da gente fuori di testa, quegli interventi loro li fanno vedere in televisione e poi passa che quella è la piazza. Quello è il corpo principale della piazza, quando sappiamo perfettamente non essere così. Ora, quello che però noi non dobbiamo fare è cadere in questo tranello, commettere alcuni errori, come l'errore che commettono tanti ancora adesso, ancora nei giorni nostri, di negare che il Covid esiste. È una follia totale negarlo, dire che è un'invenzione da parte del Deep State, non è assolutamente un'invenzione, esiste, poi potremo andare a vedere di che natura è. Adesso prima concludo questo concetto, poi apriamo anche questo capitolo. Il Covid esiste, non è su quello che noi dobbiamo insistere, altrimenti chiaramente passa l'idea che noi siamo tutti negazionisti. Mentre il problema è un altro, il Covid esiste e i vari paesi, e io mi soffermo sul nostro, l'Italia, hanno contribuito per delle mancanze gravi da denuncia, da procura della Repubblica, da indagine delle procure della Repubblica, hanno contribuito a peggiorare il quadro, ad aumentare i decessi per la loro incapacità, per la loro negligenza, il fatto di non aver adeguato un piano pandemico, il fatto di aver mandato i nostri sanitari in guerra senza armamenti, senza mascherine, senza camici e così via. Quello di aver contribuito alla diffusione del virus nel nostro paese, non adeguando ad esempio nel mese di settembre, quando è partita la scuola, i trasporti e così via. Potrei fare un elenco lunghissimo dove sicuramente al primo posto dobbiamo mettere il fatto che non hanno bloccato in tempo, come avevano fatto nell'Odigiano, la zona della Bergamasca, che ha causato migliaia di morti che potevano essere evitati e che sono sulla coscienza dei politici, sulla coscienza di Conte e del suo governo. Questo è quello che poi non passa più, capite? Quello che dovrebbe passare sono queste cose, questi esempi che io vi ho fatto. Invece poi passa il messaggio che noi siamo tutti dei negazionisti che negano l'evidenza, che negano che il Covid esiste. E questo è un grave errore. Così come è un grave errore quello che sta succedendo per quanto riguarda le elezioni americane, ma non solo, attenzione, perché sappiamo perfettamente che si parla del contributo dato in Europa sui computer, l'hackeraggio che è avvenuto anche in Italia, il coinvolgimento di Renzi e di Obama, tantissima carne al fuoco anche da questo punto di vista. Però è chiaro che bisogna fare molta attenzione nel far passare le informazioni che possono essere facilmente attaccate dal mainstream, anche perché loro hanno il coltello dalla parte del manico, che è l'informazione che noi non abbiamo. In questo momento è come se noi dovessimo andare in guerra contro un avversario che ha i cannoni
e noi abbiamo le fionde. È evidente che non possiamo andare ad uno scontro frontale perché siamo perdenti. Dobbiamo ragionare con l'astuzia, con le strategie alternative. E la stessa cosa riguarda la comunicazione. Siccome non abbiamo l'accesso alle televisioni, alle radiotelevisioni nazionali, dobbiamo avere un comportamento di grande attenzione e non far passare tutto quello che vedo sui social, che poi diventa l'informazione che viene stravolta dal mainstream. Quindi attenzione a quello che noi diciamo. Quello che vi posso dire, per quello che ho potuto apprendere nelle ultime 12 ore, che ci sono invece delle informazioni importanti da fonti qualificate, assolutamente. Adesso non ve ne voglio ancora parlare perché voglio chiaramente approfondire, che ci dicono che la storia è tutt'altro che chiusa. Per il momento giusta, questa volta è giusta secondo me la strategia di Donald Trump di mollare un attimino il colpo, di andare dietro a loro dicendo ok, riconosco Biden ha vinto, cerchiamo di essere tranquilli, di arrivare al 20 gennaio con un clima sereno. Perfetto, questo che doveva fare e sta facendo Trump, che ripeto non vuol dire che lui ha dato la partita per persa e l'ha chiaramente detto nel suo ultimo intervento. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.